84 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. La cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti dallo Stadio San Francesco, dal quale fra poco vi racconteremo il turno di campionato, del campionato di Serie D del Girone H nella fattispecie, e vi racconteremo Nocerina Gravina. Andiamo ad una lettura veloce delle formazioni che scenderanno in campo dalla primo minuto. Il Gravina di Mister Summa si schiera con Mascolo, Paris 40, Sansone, Lauria e Ligorio, Carmud, Bruno, Coppola, Oliveira e Inti Cancelli. In panchina troviamo Vicino, Tommasone, Manes, Galardi, Servat, Gambicchia, Perrelli, Curvino e Stanisavic. Nocerina invece si schiera con Stagos, De Marino e Basanisi, Maletic, Caso Naturale e Bandeira.
in panchina mister Zavettieri ha portato con sé Caliendo, Flora, Vukmanic, Ziello, Gaudino, Schiavella, Amarante, Fusco e Boccia. L'arbitro sarà il signor Raccaniello della sezione di Viterbo, assistito da l'arbitro sarà Giordano della sezione di Grosseto, chiedo scusa, assistito da Raccaniello della sezione di Viterbo e Granata sempre della sezione di Viterbo. Noi abbiamo dato la lettura delle formazioni dallo Stadio San Francesco, le due squadre hanno fatto il loro ingresso nello spogliatoio per la vestizione con le casacche ufficiali. Noi diamo linea alla regia per la pubblicità, ce la riprendiamo fra qualche secondo. Di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Di nuovo la lettura delle formazioni per chi si fosse collegato solo ora sulle nostre web frequenze. Diamo un benvenuto ai nostri microfoni a Domenico Personale, quest'oggi in posizione di commento con me. Ciao Domenico, buon pomeriggio. Ciao Carmine, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di ForzaNocina.it e a tutti i nostri tifosi molossi che ci seguiranno. Ecco, è una partita che ha finalmente delle vibrazioni positive, ecco, date chiaramente dal cambio societario, un cambio societario che ha infuso tanta fiducia ai tifosi, a noi che comunque seguiamo le sorti della squadra molossa 24 ore su 24. E sicuramente oggi per la Nocina si presenta una buona occasione per allungare sulla zona salvezza, visto che incontra un Gravina che comunque ha affrontato un girone d'andata pieno di difficoltà. A lungo il Gravina è stato anche senza vittoria in questa prima parte di campionato e adesso naviga in piena zona playout a 15 punti, a meno 6 dalla squadra rossonera, e quindi molossi che vincendo oggi potrebbero comunque allungare davvero sulla zona pericolo della classifica e cominciare a pensare in ottica di questo girone di ritorno a un campionato sicuramente più tranquillo di quello tribolato che abbiamo vissuto fino ad ora, Carmine. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul rettangolo di gioco, noi rileggiamo di nuovo le formazioni che si affronteranno qui allo Stadio San Francesco quest'oggi. Il Gravina si schiera con Mascolo fra i pali, Paris 40, Sansone, Lauria e Ligorio, Carmud, Bruno Coppola, Oliveira e Inti Cancelli. In panchina mister Summa ha portato con sé vicino Tommasone, Manes, Galardi, Servata e Gannicchia, Perrelli, Curvino, Salisavic, proprio agli ordini di su.
insomma la Nocerina si schiera con Stagos fra i pali, De Marino, Basanisi e Maletic, caso naturale Manzi e Giacomarro, Chietti, Di Palma, Mancino e Bandeira in panca, mister annunziato Zavettiera, Portolo con Seccaliendo, Fufoa, Buccomaric, Ziello, Gaudino, Schiavella, Morante, Fusco e Boccia, Domenico, tante facce nuove da una parte e dall'altra, soprattutto il Gravina, tanti ingressi in questo giro di ritorno, dovrà fare un super girone di ritorno per la Santizia. Sì Carmine, sicuramente un Gravina che sicuramente ha dato segnali di ripresa nelle ultime partite, scalando comunque la classifica, visto che Gravina per lunghi tratti del giro d'andata ha occupato la penultima posizione davanti solo alla Puteolana, Cenerentola di questo girone H. Oggi per il Gravina sicuramente ci sono delle novità di formazione rispetto a quella che è scesa in campo, diciamo prima della sosta. Il Gravina che viene da una viene dalla vittoria contro il Lavello, vittoria ottenuta il 21 dicembre, ed ecco comunque il Gravina ha dato prova di grande solidità, prova comunque di ripresa, perché vincere comunque in trasferta uno scontro di salvezza molto delicato su un campo difficile come quello di Lavello non è sicuramente semplice. Vediamo rispetto comunque alla formazione è scesa in campo nell'ultimo turno del 2022, ecco, ci sono sicuramente delle modifiche a partire probabilmente dal tandem d'attacco. Infatti non vedremo dal primo minuto né Isaac e né Goretta, e in attacco invece avremo Isaac, ma Goretta è quello che mancherà nella formazione titolare di questa sfida. Probabilmente un Gravina, poi vedremo come si schiererà in campo, Gravina che nell'ultima gara ha giocato con un 3-5-2 con Ligorio, Sansone e 40 in difesa. Crediamo che anche questo sarà lo schieramento di oggi, dati anche i tre centrocampisti, i tre mediani che saranno Carmuto, Bruno e Lauria. In attacco il ruolo di centravanti andrà a Fausto Coppola. E la Nocerina invece, Carmine, che ciò che ci interessa chiaramente di più da vicino, fa debuttare dal primo minuto Marco Maletic, il centravanti arrivato in questa sessione natalizia di mercato, uno dei regali della nuova proprietà rossonera, e da cui speriamo di avere un contributo maggiore rispetto a quello che ci è stato offerto in questi ultimi tempi dai due attaccanti che sono alternati con alterne fortune come Nicola Talamo e Scaringella, che è partito con destinazione altri lidi. Poi tanta attesa anche per Caso Naturale, che già ha macchiato a fuoco il suo esordio in maglia rossonera nell'esordio nella sfida nel derby campano contro la Cavese, vinto dai rossoneri, con cui ci siamo salutati alla fine dell'ormai scorso 2022. Ma intanto attesa anche per il difensore Davide Manzi, da quel minuto ancora Giacomarro. E Carmine, cedo la parola a te per l'ingresso in campo delle due squadre. Sì, le due squadre stanno facendo il loro ingresso sul rettangolo di gioco. Il Gravina in un completo blu scuro bordato di giallo, così come sono i colori sociali dei pugliesi, calzettoni blu, pantaloncini blu e calzettoni blu. Nocerina nell'elegantissima seconda maglia di quest'anno, bianca con striscia rossonera verticale sul petto, pantaloncino bianco e calzettoni bianchi. Il capitano di giornata quest'oggi, data l'assenza di Garofalo, di capitano Garofalo, febbricitante dalla mattinata di ieri, e il numero 16 Dario Giacomarro. Le due squadre sono al centro del campo agli ordini dell'arbitro, che sta affidando alla sorte il primo possesso della gara e chi giocherà in quale porzione di campo il primo pallone. Le due squadre si schierano al centro del campo per il minuto di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli, e la curva rossonera tributa proprio al calciatore ex cremonese, Sampdoria, Juve e Chelsea, un coro, anche se il coro è per Luca D'Ambrosio, ultras
deceduto tanto tempo fa. La Lazio è presente su tutti i campi. Il minuto di raccoglimento invece è in memoria di Gianluca Vialli, tutto il San Francesco si alza in onore dell'ex calciatore deceduto nella giornata di l'altro ieri. Termina il minuto di accoglimento in memoria di Gianluca Vialli. Domenico, San Francesco un po' più pieno rispetto alle ultime occasioni, ma ci si aspettava forse qualcosina in più per questa giornata del campionato. Sì Carmine, sicuramente ciò che ci consola è vedere comunque la tribuna centrale, non dico stracolma ma quasi, il settore occupato dai tifosi della curva sud comunque è abbastanza nutrito. Il problema è sempre lo stesso, comunque questa è una squadra che non naviga in acque meravigliose di classifiche, comunque per riportare la gente allo stadio, Carmine, lo sappiamo benissimo, servono anche i risultati, e la piazza di Nocera rimane comunque molto molto esigente nonostante gli ultimi trascorsi, che comunque impongono secondo me non solo alla tifoseria ma a tutti coloro che girano nell'orbita, intorno all'orbita della Nocera, di fare un attimo un passo indietro e pensare almeno quest'anno a ottenere una salvezza tranquilla e a spingere la Nocerina verso questo traguardo il prima possibile, perché questo è un girone che si è livellato davvero verso il basso. Intanto l'arbitro sta dando l'inizio, il segnale di apertura della sfida, e dunque la tifoseria dovrebbe a questo punto spingere la Nocina verso l'unico obiettivo di questa stagione, che deve essere la salvezza, per poi pianificare il futuro. Intanto è cominciato. È partita la gara con Chietti sulla destra, che gioca il primo pallone della sua partita, all'indietro per Di Marino per Manzi, che gioca il suo primo pallone ufficiale in rosso nero. Manzi per Basanisi, che allarga il gioco sulla destra per Chietti. Chietti viene avanti sulla destra, resta la sua corsa, il pallone all'indietro per De Marino, Nocina che parte con la difesa a 4, nel cerchio di centrocampo il pallone per Basanisi, che si libera della marcatura di Intincancelli, poi ruba palla il Gravina, procede in contropiede, capisce tutto però Bandeira Diniz, che ritorna sull'avversario, recupera il pallone, poi all'indietro la sfera di Mancino per Manzi, in orizzontale per Di Marino, ancora in orizzontale sulla destra per Giacomarro. Occhio in avanti di Giacomarro per caso naturale, siamo sull'otto di destra, sulla linea di centrocampo in mezzo alle due panchine. Chietti accentra la sfera per Manzi sulla sinistra per Bandeira, palla in avanti alla ricerca di Maletic, in ritardo Maletic, viene anticipato da 40, palla in avanti per Anticancelli, che prova a partire, ferma lì il pallone all'indietro per Sansone, in mezzo a due, perde palla, viene fuori Manzi, palla al piede, adesso la sua corsa in orizzontale per Mancino, si gioca in un fazzoletto, Mancino evita l'intervento di un avversario, serve in orizzontale Basanisi, il pallone corto, recupera la palla del Gravina con il numero 8 Bruno, che allarga la sfera sulla sinistra per la corrente, Calmud contro Chietti, serie di finte, palla sul destro, il tentativo di traversare al centro è murato da Chietti, il pallone all'indietro per Lauria, che serve in orizzontale Ligorio, Carmud si porta il pallone oltre la linea laterale del campo, nulla di fatto, siamo arrivati al minuto 45 secondi, 0-0 il risultato, quello stato San Francesco, da quel quale vi stiamo raccontando. Nocerina Gravina, la Nocerina in possesso del pallone, Manzi sulla sinistra per Bandeira Diniz, uno sguardo in avanti, il pallone in avanti per Mancino, ferma, riesce ad arrestare il pallone Mancino, forse un fallo alle sue spalle, Mancino rimane in piedi, serve all'indietro ancora per Bandeira, ancora per Manzi, Nocina che gioca nelle retroie del pallone con De Marino nel cerchio di centrocampo, a spavere sulla sinistra per Mancino, l'arresto di Mancino è preciso, la sovrapposizione di Bandeira arriva, Mancino serve orizzontale Basanisi in mezzo a due, il pallone indietro per il capitano di giornata Giacomarro, che però perde palla, la recupera fannosamente, l'arbitro dice che è tutto regolare, parte Giacomarro fannosamente, questa volta alle sue spalle si esprime Lauria, calcio di punizione per la Nocerina, intanto Giacomarro era partito, si lotta su ogni pallone al centrocampo con due squadre, Domenico, che hanno il dovere, ma soprattutto il Gravina, per la Nocerina è in una posizione più tranquilla di classifica,
il Gravina ha il dovere di provarle tutte per salvare la categoria. Inizio veemente da parte di tutte e due le squadre, una Nocina che attenzione adesso batte subito. Calcio punizione, battuta a sorpresa, Mancino sulla sinistra, corso al centro, lo mette in corner, 40, primo angolo della partita, 3 minuti di gioco dalla destra di Mascolo, con il destro disegnerà una traiettoria ventrale, Mancino, la rincorsa di Mancino, si lotta sul primo palo, si guarda soprattutto la testa di Maletic e i suoi 196 centimetri. Battuta corta per De Palma, Mancino, il cross al centro, sul secondo palo, di testa, viene anticipato al momento della battuta a rete De Marino, rimane in attacco la Nocerina con Chietti che batterà dalla destra, una rimessa in gioco con le mani, gli si fa incontro a caso naturale, Chietti ci chiede il cambio del pallone al raccattapalle, il pallone all'indietro per Giacomarlo, sulla tre quarti, la finta di cross, pallone per Chietti, dentro per De Marino, l'arresto di De Marino, anzi si tratta di De Palma, di De Palma. Di Palma. Il pallone fuori per caso naturale, sul secondo palo, la testa di Paris a mettere il pallone in calcio d'angolo, Nocerina che spinge sull'acceleratore. Bell'inizio, la Nocerina ha controbattuto velocemente alle iniziative del Gravina in immediata apertura, adesso vediamo questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Nocerina, Mancino, il pallone in area di rigore, non ci arriva Manzi, ci arriva la difesa del Gravina che mette fuori, ancora il pallone per Mancino che di prima intenzione mette palla sulla testa di Maledic, la parata di Mascolo, ma era in fuori gioco l'attaccante bosniaco della Nocerina, parata come ci suggeriscono più per i fotografi, Nocerina che però spinge sull'acceleratore, 4 minuti, 30 secondi. Partita che si fa interessante. Maletic ha dato già saggio delle sue capacità di testa, le sue capacità aeree, d'altronde da un attaccante di 1,96 m non possiamo aspettarci altro. È entrato bene in partita, ma è entrata bene in partita la Nocina, Carmine, che sta facendo la sua gara, ha preso in mano il pallone del gioco, un Gravina che in questo momento sembra mettere difficoltà, sembra avere accusato il colpo dopo le due iniziative, le due sortite offensive della squadra molossa, che davvero sta dando fin da subito una prova di forza e di grande dimostrazione caratteriale. La Nocina adesso imposta anche con una certa serenità, con Giacomarro intanto sull'auto di destra, il suo tocco in avanti però viene agevolmente intercettato da Calmonte, che però si complica la vita in rimessa dal fondo, rimessa dal fondo ha protetto la sfera uscita, sì, dal rettangolo verde, rimessa dal fondo ad opera di Mascolo che batterà corto subito sulla destra a servire Sansone, il pallone sulla destra ancora per Paris che arresta la sua corsa, si incespita quasi sul pallone, poi si libera di un avversario, si trattava di Bandeira che era andato a pressare alto, ha commesso fallo Bandeira. Calcio di punizione in favore del Gravina, out di destra della difesa dei pugliesi, mister Summa in piedi davanti alla sua panchina a dare suggerimenti ai suoi, lo stesso Zavettieri con la Nocerina, intanto si fa sentire il settore curva, il rinvio lungo dalle retrovie del Gravina sulla testa di Oliveira che anticipa tutti, serve all'indietro per Sansone che allarga il gioco sulla destra per Paris, troppo lungo il pallone per Paris che termina in fallo laterale battuto dalla Nocerina. Bandeira ritorno per Manzi, pressing alto del Gravina, Manzi in orizzontale per De Marino che riesce ad uscire dall'area di rigore, De Marino pallone in verticale per caso naturale, allarga il pallone per Basanizzi, può partire dalla Nocerina con il numero 8 Rosso Nero che si prova a rinvolarsi sulla sinistra, cede palla all'indietro, lo scarico per Bandeira di Niz in orizzontale per caso naturale, poi palla nel cerchio di centrocampo per Giacomarro, all'indietro ancora per De Marino in orizzontale per Manzi, un'occhiata davanti di Manzi, sulla sinistra c'è Bandeira di Niz libero, Manzi serve alla sua destra invece De Marino ancora per Manzi, tutto il Gravina dietro la linea del pallone, Manzi sulla sinistra per Bandeira, palla in verticale per Maletic che difende la sfera, allarga il pallone sulla destra, sulla sinistra per Bandeira, anzi per De Marino che riesce a tenere il pallone in gioco, pallone che passa per Maletic in orizzontale per Basanizzi che si balla verso l'area, Basanizzi ha tenuto, l'arbitro dice che è tutto regolare, poi va giù, caso naturale che c'è punizione per la Nocerina da posizione interessantissima, c'era già un fallo su Basanizzi, è stato nettamente trattenuto per la maglia dell'avversario, poi c'è stato anche un altro fallo sul caso naturale, questo a conferma della confusione che in questo momento sta facendo vittima il Gravina, vediamo una posizione da ottima posizione che vedremo, sembra esserci Basanizzi sulla battuta, sarebbe una zolla
per Agostino Garofalo, più per un sinistro. Vedo anche Maletic alla battuta. Anche Maletic potrebbe andare alla battuta. Panocina però ci sta provando, davvero sta provando subito a legittimare comunque la superiorità che in questo momento è abbastanza netta in campo, lo deve fare a questo punto sfruttando le occasioni che man mano stanno iniziando davvero a limitare. Forse è caso naturale che batterà questo calcio di punizione per Maletic in appoggio per una conclusione di sinistro, ma probabilmente avremo caso naturale con il destro. Sentite il fischio dell'arbitro, siamo in posizione centrale, 4-5 metri fuori dall'area di rigore, leggermente sposati sulla destra. Barriera non messa benissimo, vorrei dire, secondo me. Caliva il fischio dell'arbitro, parte caso naturale, palla che scavalca la barriera, la tocca la barriera e termina in calcio d'angolo. Nocerino che potrà usufruire di un tiro dalla bandierina. Aveva provato la battuta morbida a scavalcare la barriera. Caso naturale, non c'è riuscito. Dalla sinistra di Mascolo si porta con il destro a disegnare una traiettoria ad uscire Gaetano Mancino. In corsa di Mancino, palla in area di rigore, mette fuori la difesa, palla sui piedi di Bandiera, il tiro forse con un braccio calciatore della Milanina, l'arbitro lascia correre, parte la formazione ospite in azione di rimessa, poi Manzi a mettere in tegra lo scivolato, il pallone in fallo laterale, guadagnando sul applauso dalla tribuna. Con le mani dalla sinistra è pronto alla rimessa in gioco Carmud, in orizzontale per Sansone, Carmud, palla in avanti, però c'è Giacomaro a presidiare la zona di campo, c'è Basanizzi, 1-2 con Maletic, non si chiude il triangolo, poi De Palma a lottare su questo pallone, viene fuori il Gravina, ma caso naturale, immediatamente difensivo fatica da suo, la sfera, il pallone per Chietti sull'auto di destra, Chietti guadagna un fallo laterale. Con le mani sarà lo stesso numero 17 Rosso Nero a rimettere in gioco, il pallone indietro per Donarino, in orizzontale per Manzi, che ha preso subito le chiavi della difesa. Manzi per De Marino, in verticale per Giacomarro, nel cerchio di centrocampo, si gira un fazzoletto Giacomarro, il pallone sulla sinistra per Bandeira di Nis, gli si fa incontro il calciatore del Gravina, Bandeira, 1-2 con De Marino, e con Mancino, chiedo scusa, De Palma a tagliare il campo dal lato opposto, a servire Chietti, gli si fa incontro il caso naturale, Chietti opta per la battuta corta per De Marino, subito sulla sinistra per Bandeira, gli si fa incontro Bruno, Bandeira palla in avanti per Maletic, di testa arresta il pallone, lo serve per Basanisi, serie di batti e ribatti, viene fuori una velocità palla a piede con Giacomarro, pallone indietro per Manzi in zone di campo più chete, serve l'indietro per Stagos, Manzi ancora per Stagos, in orizzontale per De Marino, c'è Chietti ben posizionato, servito da De Marino, può sfruttare qualche metro a sua disposizione, serve invece in orizzontale Giacomarro, un'occhiata in avanti Giacomarro, il pallone a tagliare il capo per Mancino, pallone troppo largo che termina direttamente in fallo laterale. 11 minuti di gioco sul cronometro, Nocerina 0, Gravina 0, quello è stato San Francesco. Con le mani Gravina rimette il pallone in gioco, poi è Bandeira a guadagnare il possesso della sfera, Manzi, l'errore di Manzi, innesca Inti Cancelli all'indietro per il numero 4 Sansone, che non è preciso, ma il pallone carambola di nuovo a Sansone sulla destra, il cross al centro, viene fuori la Nocerina solo per un attimo, recupera il pallone Ligorio che evita Chietti, Ligorio da distanza siderale, va al tiro, pallone che termina lontanissimo dalla porta difesa da Stagos, la sfera non impensierisce minimamente il portiere greco della Nocerina, che va pure alla battuta del fondo servendo De Marino, che viene avanti al piccolo trotto, pallone sulla sinistra per Bandeira, Gravina che aspetta la Nocerina nel tentativo poi di ripartire, Manzi per De Marino, sulla destra per De Palma, De Palma dentro per lo scatto di Chietti sulla destra, arriva a chiudere tutto in fallo laterale Ligorio, Nocerina che rimane in attacco potendo usufruire di un fallo laterale con le mani. Chietti dalla destra è pronto alla rimessa in gioco, si fa incontro caso naturale, lo serve Chietti, controllo di caso naturale, pallone sul sinistro, il tocco a sbarcare Chietti però
era in fuorigioco, da rivedere la posizione di Mavalchietti. È arrivata la segnalazione del signor Raccanello della sezione di Viterbo a fermare il gioco. Intanto l'arbitro va a dire qualcosa alla panchina del Gravina. Calcio di punizione per la formazione ospite sul pallone. Sansone sulla destra per Paris, subito in avanti, veloce il Gravina, sopra la linea mediana del campo. Lo slalom quasi perfetto di Bruno, fermato all'ingresso dell'area di rigore. Poi caso naturale, controlla un pallone difficile, viene fuori il Gravina sulla sinistra con Carmud. Carmud, serie di finte, chiude tutto De Palma in fallo laterale, rimane in attacco la formazione ospite. Si fa vedere dalle parti di Stagos il Gravina. Quando siamo giunti al 14° minuto del primo tempo, il risultato è fermo sulla 0-0. I ritmi della sfida stanno iniziando un po' a rallentare, Carmine, e il Gravina negli ultimi minuti ha preso un po' le misure della Nocinina, che ha messo fine, diciamo, alla sfuriata iniziale. Adesso il Gravina sta provando a imbastire un'azione d'attacco con i tre difensori. Adesso è il turno di Sansone, che dal centro-destra prova a impostare per Paris. Paris al centro per la spizzata di Isaac, che però non trova nessuno dei suoi compagni, quindi Nocina che prova a ripartire in casa naturale. Casa naturale per l'esterno, serve sulla corsa Marco Maletic, spalla alla porta, Maletic difende il pallone e attende l'arrivo dei compagni di squadra. Arriva proprio casa naturale sulla destra, serie di finte, Maletic, pallone sul sinistro, ancora le finte di Maletic, in orizzontale per De Palma, caso naturale, all'indietro per Giacomarro, in orizzontale per Manzi, imbastisce dalle retrovie la luce della manovra con la Bandeira sulla tre quarti, pallone per Mancino, fermato dal numero, brutta palla persa, fermato da Paris, che parte spedito verso l'area di rigore della Nocerina. Palla sulla destra per Inti Cancelli, che entra in area di rigore, guadagna il fondo, se la porta oltre la linea di fondo. Nulla di fatto per l'azione offensiva della Gravina, però brutto pallone perso quello da Bandeira e Mancino sulla mancina dell'attacco rossonero. Sì, brutta palla persa, Carmine, una Nocerina che deve stare attenta in fase di impostazione, perché comunque il Gravina è lì in agguato, pronto comunque a ripartire in contropiede. Abbiamo capito comunque la tattica del mister Summa, che comunque sfrutterà le imperfezioni dei giocatori di Zavettieri, che adesso di nuovo sono in proiezione offensiva con l'ennesimo lancio lungo degli ultimi due minuti, che credo farà non poco spazientire Zavettieri, si avverranno, ecco, se ciò si rivelerà recidivo, perché davvero non è questo di certo il modo di impostare un'azione. Adesso Manzi prova palla a terra, appoggia Giacomarro sulla destra per De Marino, ancora Giacomarro sulla linea mediana, Giacomarro indisturbato va sulla sinistra per Bandeira, di Rizzi, cross al centro dalla tre quarti. Queste sono tutte palle dei portieri, Domenico. Sì, assolutamente, ma ripeto, non sono questi di certo i sistemi e gli schemi che servono comunque a perforare una difesa come il Gravina, che comunque mi è sembrata molto attento. La difesa bloccata a tre, i due cursori nel centrocampo a cinque comunque fanno un lavoro di ripiego non indifferente. La Nocina servirà molto di più di quello che sta facendo adesso. Intanto viene avanti, palla al piede Lauria, che supera la linea mediana, poi arresta la sua corsa, serve Sansone, che allarga il gioco sulla destra per Paris, libero di manovrare Paris, il traversone, mette fuori De Palma, recupera la sfera Ligorio, allarga il gioco sulla sinistra per Carmud, gli si fa incontro Chietti, Carmud, serie di finte, entra in area di rigore Carmud, pallone all'indietro per Coppola, tiro di Coppola fermato da Inti Cancelli, poi va giù il giocatore del Gravina, libera la difesa della Nocerina, serie di batti e ribatti al limite dell'area, ancora Carmud in possesso della sfera, sposta il pallone nel tentativo di farsi fare fallo, solo per un attimo la Nocerina ribatte, poi è Lauria a servire sulla destra, buon pallone per Paris, la sponda al centro, il pallone e Inti Cancelli in area di rigore, che manca l'intervento con la sfera.
viene fuori la difesa da grande, grande occasione questa per il Gravina, con Inti Cancelli che davanti al portiere nell'area piccola ha mancato l'appuntamento col pallone, la Mecena che perde ancora palla, ancora Inti Cancelli, questa volta dalla sinistra prova a crossare in mezzo ma non c'è nessuno, Mecena quindi di partenza e poi ripartire con Mancino sulla sinistra che resiste all'attacco di un avversario. Mancino porta palla lì, lì c'è Basanisi, non lo serve, viene fermato, recupera la sfera Bandeira, il pallone andiamo per Manzi. Nocerina che, come diceva Domenico, tira un sospiro di sollievo perché l'azione si era fatta pericolosa, un'area di rigore molto pericolosa. Caso naturale sulla destra, servito al problema di tornare sul sinistro, lo fa, si accentra, taglia il campo, palla al piede, poi si ferma, si va indietro per Di Marino. Di Marino sulla destra, Pecchietti all'indietro per De Palma, palla in verticale di De Palma per Maletic che si libera con una finta di un avversario, poi serve in orizzontale caso naturale, palla dietro di caso naturale per Mancino che scivola al momento della sterzata, nulla di fatto, pallone che è terminato fra le braccia di Mascolo, Mascolo che serve subito Lauria che porta in avanti il pallone, Lauria in orizzontale, Basanisi ruba la palla, Basanisi al limite dell'area, pallone per Maletic che può andare al tiro, Maletic in tiro, che al minuto 19 porta il vantaggio alla Nocerina, è cambiato il risultato a San Francesco, ha segnato la Nocerina, ha segnato Marco Maletic. Carmine, un gol bellissimo della Nocerina, ma un gol bellissimo di Marco. Azione come al solito iniziata nel migliore dei modi da un monumentale Basanisi che è uno degli uomini decisivi di questo campionato della Nocerina. Senza di lui davvero i Molossi avrebbero molti meno punti di quello, avrebbero molto meno di quello che hanno ottenuto. Basanisi con grande naturalezza, dove ha rubato palla a Lauria, serve, allarga sulla destra per Maletic che prima converge sul sinistro, converge al centro e poi col sinistro batte Mascolo che è incolpevole sulla conclusione a incrociare sul primo palo di Maletic che davvero sta facendo vedere delle cose molto interessanti, tra cui la quella più importante, il gol, il senso del gol che quindi porta avanti la Nocerina contro il Gravina 1-0 quando siamo al minuto numero 21 del primo tempo. Dato il Gravina che prova a riportarsi in avanti dopo aver battuto dal centrocampo, e questo è lo Stadio San Francesco, lo sentite in tutto il suo splendore sostenere la squadra in campo. Gravina che però porta palla nella metà campo della Nocerina con Ligorio, ruba la palla alla casa naturale, Basanisi, Maletic di testa ad innescare caso naturale che resta la sua corsa, serve in verticale Manuel Chietti, Chietti dentro per Basanisi che però non poteva arrivare su questo pallone, palla fra le braccia di Mascolo che serve subito Sansone che porta in avanti il pallone, lo serve sulla destra a Paris, Gravina che si butta in avanti, Paris converge al centro, serve all'indietro per Ligorio, palla in avanti, De Palma capisce tutto, Basanisi libero di manovrare, può puntare la metà campo avversario, viene avanti la Nocerina, palla dentro per Maletic, capisce tutto questa volta Lauria che ruba il pallone, lo porta in avanti, 21 minuti 33 secondi, Nocerina 1, Nocerina 1, Gravina 0, il gol al 19esimo a portare in vantaggio rossoneri di Marco Maletic. Gravina in avanti però con Inti Cancelli che in area di rigore riesce a servire in qualche modo Oliveira che va alla battuta a rete, murato da Manzi in calcio d'angolo, si fa pericoloso il Gravina, deve stare attenta la Nocerina. Sì, sicuramente, ma qui in questo caso devo dire la verità, la Nocerina mi è sembrata comunque amministrare abbastanza bene l'azione del Gravina che comunque è culminata con un tiro deviato abbastanza innocuo, però adesso attenzione a questo calcio d'angolo perché Gravina ha comunque i suoi saltatori, la Nocerina che può fare affidamento comunque sulla torre Maletic che davvero sta
sta soddisfando, sta deliziando la platea del San Francesco. Attenzione, calcio d'angolo, battuto la Nocerina, mette il pallone fuori, calcio d'angolo battuto da Coppola sul secondo palo, la Nocerina ha messo il pallone fuori, recupera la sfera vacante, Lauria, palla dentro per il numero 4 Sansone, va giù Sansone, va giù il calciatore della Nocerina, arbitro lascia correre, recupera la palla la Nocerina con Caso Naturale, l'1-2 con Mancino, parte Caso Naturale sulla sinistra, deve fermarsi però Mancino in mezzo a due, pallone in avanti, troppo lungo per Caso Naturale, come la sfera 40, che con una finta si libera di Caso Naturale e punta la metà campo della Nocerina, in avanti per Carmud che previene l'intervento di Chietti spostando il pallone, Chietti commette fallo sul numero 7 in maglia blu del Gravina, calcio d'angolo, calcio di punizione in favore della squadra ospite, subito battuto da Ligorio, all'indietro per 40, in orizzontale la sfera per Sansone, Sansone sulla destra per Paris, fermato da Mancino, pallone indietro per Bandeira, in orizzontale per Manzi, subito sulla sinistra per Mancino, l'1-2 con Basanisi che si fa, non si chiude per questione di centimetri, Mancino forse ci ha creduto poco su quel pallone. Belle idee però, una bella trama, una Nocerina che sta provando anche ad azzardare la giocata in questi ultimi minuti, vediamo Caso Naturale che prova a imbeccare con qualche scucchiaiata ancora una volta gli attaccanti molossi, adesso attenzione a questa nuova sortita degli ospiti con Carmudo che viene fermato da Chietti solo per un attimo, recupera la sfera il numero 7 del Gravina, il pallone all'indietro per Ligorio in orizzontale per Sansone, palla in aria, di mette fuori Chietti, perfezione disimpegno di Palma, il pallone per Caso Naturale colpita alle spalle follosamente da Ligorio, calcio di punizione in favore della Nocerina, siamo nella metà campo della formazione rossonera quest'oggi in maglia bianca, Gravina che temporeggia per far arrivare il pallone sul punto di battuta, De Marino batte per Manzi, l'orizzontale per Bandeira, ancora Manzi, ancora in orizzontale per Chietti, controllo orientato in avanti di Chietti, vicino a lui c'è Giacomarra che fino ad ora ha toccato pochi palloni, Giacomarra unito per Chietti, Chietti ancora per De Marino, Nocerina che gestisce palla nelle retrovie alla ricerca del varco giusto, Chietti, i disturbati, tutto il Gravina, sì, dietro la linea del pallone a difendere l'1-0 nella speranza che la Nocerina venga in avanti, si apra e... Sì, è un Gravina rinunciatario però, davvero hanno, nel momento in cui hanno il pallone tra i piedi provano in qualche modo, ma davvero non c'è il minimo accenno di pressing, adesso Nocerina che senza neanche troppa fatica è andata comunque nei pressi dell'area avversaria e si guadagna anche una rimessa laterale con Giacomarro che ha fatto carambolare il pallone su Sansone, fallo laterale dalla destra di Chietti, pallone all'indietro per De Marino, orizzontale per Manzi, siamo nel cerchio di centrocampo, Manzi un'occhiata in avanti, De Palma, palla in verticale per Caso Naturale, recupera la sfera però il Gravina con Coppola che taglia il campo in orizzontale, poi si ferma, serve a sua volta Lauria, Lauria sulla sinistra per Ligorio, ancora per Lauria nel cerchio di centrocampo, pallone per Sansone, all'indietro per Ligorio, anzi per Lauria che viene avanti, ampia falcata, poi serve sulla sinistra per Carmud, Carmud ripiega sul destro, serve in orizzontale per Lauria, palla dentro di Lauria, Stagos, Manzi si vanno a scontrare, poi Stagos in due tempi riesce a far suo il pallone sullo spiovente di Lauria ad anticipare Coppola, nulla di fatto per questa azione della Gravina, tira un sospiro di sollievo alla rete, sì, c'è stato qualche attimo di tentennamento da parte della nostra difesa, ma a causa di un'uscita di Stagos anche fatta con i tempi giusti, però si è lasciato sfuggire il pallone, forse c'è stato forse anche un po' un errore di comunicazione tra lui e il difensore rossonero che stava per poco, ecco, favorendo il Gravina che adesso riconquista palla, questa volta con determinazione, però riparte sempre da dietro, il Gravina sembra non guardare mai in avanti, adesso ci prova 40 che però torna ancora una volta indietro da Ligorio, Ligorio adesso prova a vedere se c'è qualcuno in area di rigore pronto ad inserirsi, ancora una volta alleggerisce per Sansone,
Sansone porta palla in avanti, Sansone ancora sulla destra, perde palla Sansone e ci sarà rimessa laterale per la Nocerina. Batte e ribatte per l'intervento di Mancino, Sansone è stato l'ultimo a toccare, il pallone è terminato oltre la linea laterale del campo, fallo laterale per gli uomini di mister Zavettini. Dalla sinistra bandiera di Diniz sarà alla rimessa in gioco, pallone all'indietro per Manzi. Nocerina che gioca in orizzontale con De Marino, con il Gravina che aspetta i tempi giusti per attaccare il portatore di palla, con Summa che dirige questi tempi dalla panchina. Basanisi per De Palma, palla in verticale alla ricerca di caso naturale, il pallone fuori misura, recupera la palla Carmud all'indietro per Ligorio, palla in avanti di testa De Marino in avanti per caso naturale, può andare al controllo, invece opta per la sponda al centro dove non c'è però Marco Maletic, recupera la palla di Gravina, il rinvio di Mascolo servito dai suoi difensori, Manzi di testa allontana la sfera dalla metà campo rossonera, poi è caso naturale di testa a servire Basanisi che vince un paio di contrasti, palla che però si allunga troppo, recuperata da Carmud, pallone indietro per Ligorio, subito in avanti nella zona dove c'è Chietti che la prova a controllarla per Giacomarro, va giù dopo lo scontro con Oliveira, l'abito lascia correre, è rimasto a terra Giacomarro, la Inti Cancelli continua, cross al centro di Inti Cancelli, Chietti ci mette il piedone, De Marino evita il calcio d'angolo mettendo palla in fallo laterale, Giacomarro che si rialza non senza fatica. Era caduto male di schiena Giacomarro in occasione del un fallo che probabilmente lui stava commettendo sul numero 10 del Gravina, è caduto male, però per fortuna si è rialzato, intanto rimessa per gli ospiti con Carmud che prova la confusione di esterno destro che termina in fallo laterale. Azione interessante del Gravina con Carmud che era andata alla battuta del fallo laterale, Inti Cancelli aveva fatto da sponda, Carmud si era buttato dentro sul lato corto dell'area di rigore da sinistra, è andato al tiro, calciato malissimo, pallone in fallo laterale di fronte. Invece poteva essere davvero un'azione importante questa per il Gravina. Vabbè, questione importante, Carmine, che va sempre in fallo laterale. 29-45, 1-0 per la Nocerina, al 19esimo Marco Maletic ha portato in vantaggio i rossoneri, con il Gravina che però si spinge ancora in avanti, con Coppola messo giù, l'abito lascia correre, viene fuori palla al piede della Nocerina, Basanisi, il pallone all'indietro, Stagos mette palla in fallo laterale per consentire l'intervento dei sanitari, erano rimasti a terra Coppola e Manzi, si rialzano tutti e due, anzi si trattava di Oliveira per il Gravina, si rialzano tutti e due, il Gravina va alla battuta del fallo laterale, molto presumibilmente restituendo palla alla Nocerina. Crediamo di sì, sicuramente sì, non ha tanti dubbi su queste cose, non dovrebbero neanche esserci. Nocerina che quindi comodamente recupera palla e comincia quindi a manovrare con De Marino, De Marino che porta palla per una decina di metri e poi si appoggia a Chietti sull'out di destra, ancora De Marino, De Marino che alleggerisce per Manzi. Da sottolineare fino ad ora Manzi buon esordio per lui, comunque è sembrato padrone della sua area di competenza. Sì, giocatore di esperienza Manzi, intanto però la Nocerina viene in avanti, l'ampia fa calda con Basanisi sulla sinistra, palla dentro di Basanisi per De Palma che si era buttato nello spazio, ha capito tutto però la difesa del Gravina che viene fuori, palla al piede, siamo già a centrocampo. Il fallo di Chietti, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, pallone fra i piedi di Lauria, all'indietro per Sansone, ridosso della linea mediana, il pallone ancora all'indietro per 40 per Lauria che viene avanti, palla al piede e cerchio di centrocampo Lauria, allarga il gioco sulla destra per Sansone, palla dentro di Sansone per Paris, Bandeira interviene su Paris, ultimo tocco è di Bandeira, palla che termina di fallo laterale con i Gravina che rimane in attacco, la battuta all'indietro di Paris per Sansone che gioca in orizzontale per Ligorio, Ligorio nel cerchio di centrocampo, porta in avanti la sventagliata con il sinistro a cercare di nuovo Paris, di testa Paris la mette in aria, mette fuori di testa Bandeira Diniz in fallo laterale, rimane in attacco il Gravina al 32esimo del primo tempo, pallone all'indietro, Sansone la gira al centro per Ligorio, rigore ancora per Sansone sulla destra, Nocerina difesa della propria metà campo, Lauria evita l'intervento di Giacomarro spostando il pallone, poi commette fallo però Giacomarro, calcio di punizione per il Gravina nella metà campo della Nocerina, siamo lontanissimi dalla porta difesa da Stagos.
ci sarà sicuramente un cross in mezzo, un traversone che comunque dovrà, per cui la Nocina dovrà farsi trovare pronta. Il Gravina probabilmente in questa sfida sfrutterà molto le palle inattive, questo secondo me lo vedremo soprattutto nel secondo tempo, perché quando fatichi a fare gioco, quando fatichi comunque a muovere palla e a fare fraseggio, le palle inattive sono comunque l'unico episodio che ti rimane, quindi la Nocina dovrà fare molta attenzione in questa situazione. Infatti Stagos con molta attenzione sta sistemando i due in barriera, sembrano due. Sono due uomini in barriera con Coppola sul pallone, dalle parti della sfera c'è anche Lauria che si allontana, Coppola invita i suoi chiamando uno schema, palla sul secondo palo, di testa ci arriva Lauria, pallone che termina non lontano dal palo di Villa Porta. È stato un cross, sicuramente un cross ben calibrato da parte del numero 8 del Gravina, Bruno. E qui in questo caso Nocina comunque ha rischiato, per fortuna Lauria si trovava in posizione abbastanza defilata, anche se Stagos sembrava essere sul pallone. Sì, poi Lauria, ripeto, era in posizione abbastanza defilata, era molto molto difficile indirizzare il pallone da quella zona, comunque per fortuna nessun pericolo per la Nocina, forse primo tiro in porta, tra virgolette, ecco, pulito per il Gravina, che però non crea pericoli. Riparte la Nocina con Chietti sulla destra, servito da Stagos, resta la sua corsa, serve al centro Giacomarro, palla dentro di Giacomarro per Maletic, Maletic spalla alla porta, difende il pallone, lo serve sulla destra per caso naturale, all'indietro per Chietti, Chietti ancora all'indietro per De Marino, De Marino che salta un passaggio servendo direttamente a Bandeira Diniz sulla sinistra, che lascia sfilare il pallone, palla dentro per Mancino che nel frattempo si era buttato nello spazio, Mancino anticipato dal suo diretto marcatore, palla messa fuori da Sansone, recupera però la sfera della Nocerina. Mancino sulla sinistra in posizione regolare, viene fermato però in avanti la sfera per Oliveira, la sponda per Paris sulla destra, Paris che si accentra e serve a tagliare il campo, Carmud dal lato opposto, Carmud la controlla di testa all'indietro per l'arrivo di Ligorio che mette giù il pallone, capitano del Gravina dal lato opposto per Bruno, fermato da Giacomarro, poi serie di batti e ribatti con Mancino che vince un paio di contrasti, però perde in mezzo a tre era abbastanza difficile, doveva avere sicuramente un aiuto, un fustito da qualche compagno di reparto, adesso ancora Carmuda con Carmuda sulla sinistra, fermato da Chietti che non riesce a evitare il corner, calcio d'angolo per il Gravina dalla destra di Stagos, con il lascia la battuta Carmud, vediamo chi andrà. Ci siamo un po' abbassati negli ultimi minuti e soprattutto non c'è stato il raddoppio su Bruno nell'occasione precedente, comunque non è un bel segnale questo, intanto questo parte anche la battuta corta di Bruno per Carmudi in orizzontale, il pallone ancora che arriva di nuovo a Coppola sulla sinistra, cross sul secondo palo di Coppola e pallone in rete, la rete della Gravina è saltato sul secondo palo, vediamo chi ha pareggiato il Gravina al 35esimo della ripresa. Paris. Si è andato Paris, è andato Paris. È salito in quota e ha pareggiato le sorti del match qui allo stadio San Francesco, ma l'aveva detto Domenico, la cena si era abbassata troppo, stava subendo anche se in maniera ordinata le sortite del Gravina. Il fatto è che il brutto segnale secondo me è arrivato da come poi è stato provocato, è stato scaturito il calcio d'angolo, perché Mancino perde palla in mezzo a tre e non c'è nessun compagno di reparto che va lì ad aiutarlo a raddoppiare, e il calcio d'angolo poi una battuta corta in cui l'assist man di giornata, che sembrava essere Carmud se non mi sbaglio, Carmine, ha crossato indisturbato e ancora più indisturbato Paris, è andato a staccare di testa uno stacco comunque pregevole sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Stagos. Era proprio un peccato perché la Cina stava amministrando bene questa sfida, la stava controllando, però come è accaduto già nelle occasioni precedenti, nelle partite precedenti, questa squadra va in vantaggio, poi si abbassa in maniera eccessiva e poi ecco che dando respiro agli avversari succede anche questo, quindi adesso tutto da rifare per Nocina e per un pubblico del San Francesco che si è un po' raffreddato, ecco, dopo il gol. Gioco che è ripreso con
Panocelli che prova a venire avanti, Manzi per Maledic anticipato, poi si lotta a centrocampo, forse un fallo per la Nocerina, l'arbitro lascia correre, De Marino, Chietti all'indietro il pallone per Stagos, De Marino porta in spasso il pallone, pallone in orizzontale per Giacomarro sulla destra per Chietti, palla dentro per De Palma, pallone troppo lungo, mette fuori la difesa di Gravina, Inti Cancelli recupera il pallone, lo serve per Lauria nel cerchio di centrocampo, Lauria porta a spasso il pallone, poi arresta la sua corsa, gli si fa incontro a Maledic, Lauria all'indietro per Ligorio orizzontale per Lauria nel cerchio di centrocampo, gli si fa incontro a Basanisi, servito sulla destra 40, palla dentro per Coppola per Paris al centro, mette fuori Giacomarro, perfezione di disimpegno De Marino, poi il pallone sulla destra per Caso Naturale che può venire in avanti, viene in avanti Caso Naturale, il raddoppio su di lui, arriva anche Chietti in sovrapposizione, Caso Naturale, palla dal lato opposto, pallone messo fuori dalla difesa del Gravina, Gravina che controlla il pallone con 40, palla dentro di 40, si lotta a centrocampo, c'è il fallo di Palma su numero 10 del Gravina Oliveira, calcio di punizione in favore degli ospiti, perché si fosse collegato solo ora sulle nostre web frequenze, come vedete anche dal risultato in sovraimpressione, il Gravina ha pareggiato le sorti della gara con Paris, era passata in vantaggio la Nocerina con Marco Maledic, Gravina che gioca il pallone nelle proprie retroguardie con Ligorio palla dentro per Coppola, Inti Cancelli, Manzi mette il pallone fuori, la sfera arriva dalle parti di Basanisi che la gira dal lato opposto per Caso Naturale che la controlla per Di Palma, palla dentro ancora per la corsa di Caso Naturale, il pallone è troppo lungo, 40 capisce tutto, porta la sfera lontano ma è difettoso nel controllo e la porta oltre la linea laterale, subito battuto per Di Palma, tre quarti campo, il cross al centro sul secondo palo, troppo sul mascolo che esce in presa alta e fa sua la sfera in maniera agevole, servendo subito Paris sulla destra, Paris per Lauria vero faro del centrocampo del Gradini, intanto Inti Cancelli in posizione irregolare di rientro, se ne avvede l'assistente dell'arbitro, il signor Granata segnala il tutto all'arbitro, intanto l'arbitro ferma tutto, aveva battuto la punizione Manzi dopo uno scambio di fair play, alla fine c'è fair play fra i due, scambio di opinioni con Manzi, sì. Calcio di punizione battuto Di Marino, ancora Manzi sulla sinistra per Bandeira resta la sua corsa, serve all'indietro per Manzi, si abbassa Giacomarro pronto a ricevere il pallone, Manzi invece va in avanti per Maledic che fa la sponda per Bandeira nel frattempo è andato a guadagnarsi un calcio d'angolo, la Cina che sta provando a reagire comunque al pareggio, al gol subito in questo momento in maniera un po' confusionaria, però finalmente la Nocina ha di nuovo una potenziale occasione, calcio d'angolo per la Nocina dalla destra di Mascolo, con il destro a rientrare si porta la battuta Gaetano Mancino, la rincorsa di Mancino, palla in area di rigore, mette fuori Oliveira, recupera la sfera la Nocerina, palla in verticale per Caso Naturale che ora posizione irregolare, non riesce a tenere però il pallone in campo dopo aver anticipato anche Mascolo, ci aveva provato Caso Naturale, non un pallone assolutamente semplice. Bella azione questa di Caso Naturale, ma soprattutto interessante l'alleggerimento di Giacomarro che comunque con l'obiettivo di non far ripartire l'avversario ha lanciato Caso Naturale davanti al portiere e l'attaccante Molossi inizialmente aveva superato non so come l'estremo difensore ospite, ma poi non è riuscito da posizione di filata a indirizzare il pallone, a controllarlo, palla che è terminata dunque fuori, adesso c'è quindi rimessa dal fondo già battuta dal portiere del Gravina per Carmud.
Di Masco l'ha trovato a Carmuto, però Chietti gli ha sradicato letteralmente il pallone dai piedi, poi il pallone avanti per Maledic, difettoso nel controllo, recupera palla il Gravina con Lauria che porta a spasso la sfera nella propria metà campo, serve poi per Paris sulla destra, libero da marcature, un po' evitato su di lui Mancino, arriva a chiudere tutto Giacomo Marro, ancora Mancino, Paris viene in avanti in area di rigore, servizio all'indietro per Inti Cancelli che guadagna il fondo, il pallone al centro, mette fuori Bandeira, poi la Nocerina che prova a venire fuori, il fallo, un gioco pericoloso, rapido, lascia correre, recupera la palla Manzi. Questo era nettamente il gioco pericoloso, Carmine, gamba alta, all'altezza del volto del giocatore rosso-nero, inspiegabile perché non ha visto l'arbitro. Subisce fallo, poi forse su caso allora ci sarebbe stato anche un giallo. Anche un giallo, sì, perché il piede, la gamba era alta e il piede anche a martello comunque. Calcio di posizione per la Nocerina. Giacomo Marro sulla destra per Chietti, Nocerina che prova a chiudere il primo tempo in avanti, 43 minuti e 15 sul cronometro. Giacomo Marro in orizzontale per Manzi, e si fa incontro Mancino mentre Bandeira va dentro, Mancino, palla a proseguire per Maledic, fuori misura il passaggio di Mancino, recupera palla Inti Cancelli per il Gravina, poi ancora Basanisi, anzi era Giacomo Marro che aveva capito tutto ma non è riuscito a servire un compagno, Chietti mette giù un pallone non semplice, servizio in avanti per Caso Naturale, sfila il pallone, non sfila Caso Naturale, recupera la sfera 40, serve Bruno, 1-2 con il numero 5 Lauria che allarga in orizzontale per Sansone, Sansone che viene avanti sulla destra, serve l'autore del pareggio Paris, Paris subito dentro per Coppola, fermato da Giacomo Marro, recupera la sfera poi Bandeira, Manzi, subito il pressing su di lui Bandeira, palla di Bandeira in avanti per Maledic, la mette giù di petto Maledic, però viene fermato alle spalle da un avversario, commette fallo su Lauria, calcio di punizione in favore del Gravina, con Maledic che dopo il gol è praticamente scomparso dai radar, intanto Gravina che viene avanti con Coppola fra le linee, Coppola che va al tiro, tiro sporco che non impensierisce Stagos che va ad abbrancare impresa in due tempi, serve sulla destra poi Chietti con la Nocerina che prova a venire in avanti, Chietti è partito Caso Naturale, Chietti però si ferma, 1-2 con Giacomo Marro, pallone in orizzontale poi per Manzi, 15 secondi al termine dei 45 regolamentari del primo tempo, vediamo quanto concederà l'arbitro di extra time, palla in verticale per Basanisi che può partire, Basanisi in area di rigore, Basanisi guadagna il fuoco, il viene fermato al momento del tiro il calcio d'angolo, ma l'arbitro ha fischiato senza dare l'arbitro ha fischiato senza far battere il calcio d'angolo, incredibile, non ha dato recupero, due gol, 45. Ci sono stati due gol, sì. Non ha dato recupero, due gol, 30 secondi a gol, soprattutto in un periodo come questo in cui si recupera tutto, l'abbiamo visto negli ultimi tempi, non voglio dire quando ha messo il pallone fuori Stagos, ma con due gol, 30 secondi a gol, andava sicuramente dato un minuto di recupero, ma anche se io non do il recupero, comunque il calcio d'angolo lo faccio battere, si tratta di perdere 10 secondi, 15 secondi al massimo, incredibile. Allora noi ne approfittiamo per dare la linea alla regia per la pubblicità, quello medico Pessolano riprenderà la linea per parlare con i colleghi qui in sala stampa di questo primo tempo fra Nocerina e Gravina. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea.
La pasticceria Maggi la trovi a Via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in Via d'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in Via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Forza Nocina da Domenico Pessolano per questo intervallo, e commentiamo quindi la fine di questo primo tempo, commentiamo questo primo tempo con il nostro collega Frank De Filippis. Ecco, Nocina, Frank, che è partita bene 1-1, ricordiamo quindi il parziale ai nostri ascoltatori per chi si fosse collegato solo adesso. 1-1, decidono le reti di Maletic in apertura e poi il pareggio quasi inaspettato da parte di Parisi. Ci correggono quindi sul nome, sul cognome corretto della, dell'autore del gol, del Gravina. Quindi primo tempo che finisce 1-1, una Nocina che era partita bene, poi man mano è andata a spegnersi, ha concesso dunque spazio e il gol al Gravina. Sì, Domenico, sicuramente è stata una partita dove la Nocerina ha approcciato bene, il Gravina tende a fare la partita, la Nocerina tende a giocare di più di rimessa, è proprio un'azione di rimessa che Maletic ha realizzato il suo primo gol in rossonero. Una partita difficile perché è abbastanza palpabile come diversi calciatori della Nocerina siano forse in ritardo di condizioni, come lo stesso Maletic che difficilmente riusciva a concludere la partita. O come caso naturale che sì, aveva già disputato un buon spezzone di gara realizzando il gol con la Cavese, ma anche lui era da diverso tempo che non giocava una partita ufficiale. È difficile, sarà un secondo tempo difficile, il Gravina dimostra di avere una condizione atletica importante e con gli ultimi arrivati ha dimostrato di avere già una buona amalgama di gioco. Sì, Frank, ovviamente quello su cui vuoi mettere il punto è comunque la condizione fisica di questa squadra, che non è ottimale. A questo punto lo diciamo anche il Gravina. In generale è stata una partita con ritmi molto bassi, non c'è stato neanche il minimo accenno di pressing da parte delle squadre. Guarda, Domenico, in realtà penso che da parte della Nocerina pesino comunque le assenze di giocatori come Talamo, Romeo, Menichino, che sono calciatori che comunque erano già nelle rotazioni di Zavettieri in questi mesi, e un calciatore come Talamo in questo momento avrebbe fatto comodo sia per sostituire Maletic o caso naturale o da inizio gara. Sono calciatori che purtroppo mancano, e bisogna anche dirlo che comunque pesa anche l'assenza di Balde, che era un under, un 2004, ed era stato decisivo nella prima parte di stagione. Ecco, riguardo Balde, ci sono tante voci su questo ragazzo, su questo giocatore che comunque anche prima che finisse il giro d'andata non stava dando il meglio di sé. Ecco, cosa pensi, come andrà a finire quella che sta diventando quasi una telenovela? Penso che con le parole del direttore, quello che possiamo chiamare direttore Rosario Stanzione, si è messa la parola fine a questa telenovela con Balde che andrà alla Lazio, e credo che sia anche giusto che un calciatore come Balde, un ragazzo del 2004, possa ambire a determinati lidi. Comunque c'è da tenere anche in considerazione che è una squadra con cui ha militato anche il fratello più grande, quindi magari è un'ambizione che lui aveva e credo che sia giusto così. È giusto sicuramente quello che dici, Frank, e noi ci risentiamo a fine gara. Ciao Frank. E dunque adesso andiamo alla lettura dei risultati alla fine di questi primi 45 minuti sugli altri campi, questa prima giornata del 2023 che comunque ci sta riservando delle sorprese molto, molto importanti. Innanzitutto partiamo dunque da una sfida cui primo tempo sembra ancora debba finire, siamo a 42esimo in questo momento tra Afragolesi e Bitonto che sono ferme sull'1-1, poi all'intervallo Casarano avanti sul Martina per 1-0, Fasano avanti all'Avello per 1-0, Matera Molfetta 1-0, Nocina Gravina 1-1, Nardò avanti a Pozzuoli sul campo della Puteolana per 2-1,
Poi per le sfide iniziate mezz'ora fa, quindi alle ore 15, Altamura Carese 0-0, Brindisi Francavilla 0-0, quest'ultima sarà la prossima avversaria della Nocerina nella trasferta di Francavilla Insini di domenica prossima. E poi appena iniziata alle 15.30 Barletta Gladiator, sono ferme sullo 0-0 per una classifica che sta così, con la Cavese sempre al comando con 37 punti, seguita dal Barletta a 33, Altamura, Brindisi e Nardò a pari merito a 32 punti chiudono la zona playoff, Casarano a 30 punti, Fasano a 29, Matera a 27, Gladiator e Bitonto appaiati a 23, poi abbiamo la Nocina a 22 punti, il Martina che in questo momento è in svantaggio a 21 e poi comincia la zona playout con la Fragolese a 18 punti, il Gravina a 16, Molfetta e Francavilla a 15 e poi chiudono la classifica con le due squadre in questo momento in zona retrocessione diretta, l'Avello sempre più giù a 13 punti e stesso discorso vale per la Putiolana, ancora peggio perché la Putiolana è ultima in classifica a 8 punti in questo momento, sempre a 7 punti dalla zona playout, in questo momento ultimo posto occupato da Francavilla e Molfetta a 15. È stato sicuramente un primo tempo molto difficile per la Nocina, molto difficile anche per il Gravina, non è semplice comunque non è semplice sicuramente ritrovare energie dopo la sosta natalizia, molti sono stati i vuoti che abbiamo visto in questa prima frazione sia da parte del Gravina che da parte della Nocerina, che si sono diciamo divise il tempo, una metà per ciascuno. La Nocina è andata in vantaggio dopo i primi 20 minuti con Maletic, il Gravina poi è man mano salito di tono e ha trovato il pareggio approfittando anche del calo fisiologico della Nocina, una Nocina che comunque oggi deve fare i conti con l'assenza pesante di Capitan Garofalo, bisogna fare i conti anche con Talamo assente e poi con un Balde Carmine che ormai è destinato a vestire la maglia della Lazio, delle giovanili della Lazio. Sì, sono due cantieri la Nocerina e il Gravina, e l'assenza di Garofalo in termini di esperienza ma anche di spinta sull'alto di sinistra, di attenzione in fase difensiva, si è fatta tanto sentire, magari come detta ai tempi Agostino è differente, poi buttare subito Manzi nella mischia, anche se hanno avuto il tempo di prepararsi in allenamento, ma Manzi nella mischia al centro della difesa che non sta demeritando, ma comunque ripeto sono due squadre che sono un cantiere aperto e dobbiamo vedere anche la tenuta fisica delle due compagini in questa seconda frazione come sarà, e alla fine se andiamo a ragionare i due gol sono stati due episodi, Nocerina che ha sfruttato un errore di ripartenza del Gravina con Basanisi che ha servito poi Maletic, e il Gravina in azione di calcio d'angolo, per cui nulla di manovrato, e di manovrato come occasioni se ne sono viste davvero poche. Sì, infatti, ma abbiamo come occasioni nitide abbiamo da segnalare in pratica solo due gol, se non eccezion fatta per un colpo di testa arrivato poco prima del pareggio del Gravina da parte di Lauria, un colpo di testa che però aveva fatto il solletico alla Nocerina, visto che l'ha terminato comunque a lato con il portiere Molosso Stagos a fare buona guardia. E Carmine, sicuramente è un tema quello delle due squadre cantiere, però secondo me, dando uno sguardo anche ai nostri avversari, sicuramente devo dire che Inti Cancelli, che è un 2001, Parisi, che è l'autore del gol del provvisorio pareggio, ecco. Tanto mi hanno avvisato dalla regia, da chi ha visto il gol in replay, che il gol del Gravina non è stato di Parisi e non di Paris, come l'abbiamo chiamato tutto il primo tempo, per un errore sulla distinta, ma è stato un autorete di Basanisi. Quindi autorete di Basanisi, Paris l'abbiamo visto esultare, vabbè, di solito si prendono i meriti era nella zona, di queste esultate. E quindi rettifico
rettifichiamo, quindi ancora, diciamo, ancora peggio, perché ci dispiace che Basanisi, che forse è stato uno dei migliori di questo primo tempo, ha dato il suo contributo, ha servito l'assist per Maletic per il gol dell'1-0 di Maletic. Sarebbe la partita perfetta per chi gioca a fantacalcio, assist e gol, sì. Solo che il gol è arrivato nella porta sbagliata. Sì, assolutamente. E per tornare a prima, Carmine, secondo me comunque Gravina sta facendo vedere delle cose interessanti, soprattutto dai due esterni che sono Parisi e Inti Cancelli, soprattutto Inti Cancelli, un 2001 che sta comunque mettendo a pressione sulla corsia di sinistra. Ma anche Carmud l'ha impostata così, insomma, sta aspettando la Nocerina, sta aspettando anche sull'1-0 per la Nocerina, l'ha aspettata portando il pallone in avanti e alzando il baricentro man mano con le giocate in orizzontale, ma più che altro speculare la Nocerina nel cercare un varco giusto per poter colpire la formazione di casa e pareggiare. E è arrivato il varco, ma su un'azione di calcio d'angolo, per cui anche il tema tattico impostato da Summa finora gli dà ragione nel risultato, ma non nelle occasioni create, anche perché la Nocerina non ci è sembrata minimamente in affanno per quanto riguarda le azioni di rimessa del Gravina, che comunque ci sono state anche in maniera manovrata in maniera intelligente. Sono purtroppo quelle partite in cui, appunto, l'hai detto, ci sono due episodi in cui il pallone va in porta. Se vogliamo dire la verità, forse il risultato più giusto di questo primo tempo era 1-0-0. E due squadre comunque in netta difficoltà fisica, in netta difficoltà comunque anche a livello numerico, comunque hanno dato in campo quello che potevano, anche il massimo, diciamo, delle loro possibilità. E intanto non vediamo ancora le due squadre riguadagnare l'ingresso in campo per questo secondo tempo. Un primo tempo che è finito, Carmine, al 45esimo preciso, spaccato, mentre Nocerina stava per battere un calcio d'angolo. Di solito quando insegnano dei gol in un tempo si dà alla fine di una prima frazione un minuto di recupero, almeno a far battere questo calcio d'angolo. Generalmente il regolamento vuole che per ogni interruzione di partita dovuta ad una segnatura o ad una sostituzione vengono calcolati 30 secondi di recupero, a meno che non si tratti di situazioni di interruzione prolungata. L'arbitro non era dello stesso avviso, addirittura con qualche secondo d'anticipo ha fischiato la termine. C'è anche da dire che in un periodo in cui si sta recuperando veramente tutto, soprattutto in seguito agli ultimi mondiali in Qatar, comunque in Italia in generale non si è deciso di proseguire comunque sulla linea degli ultimi mondiali, quindi probabilmente la direzione, diciamo, ha preso alla lettera queste ultime direttive da parte delle due federazioni, ecco. Sì, abbiamo visto recuperi chilometrici, sì. Quasi paragonabili a dei tempi supplementari più che degli extra time, e invece a San Francesco non si è recuperato nemmeno quello che si sarebbe dovuto recuperare. Intanto le due squadre non fanno ancora il loro ingresso sul rettangolo di gioco per il secondo tempo. Volevo segnalare nel Gravina l'arrivo di Manes, Alessandro Manes, calciatore classe 94, proveniente dalle giovanili della Juventus, poi per lui Siena, Acireale, è stato già avversario della Nocerina qualche anno fa, ed è arrivato nel mercato di riparazione un calciatore, un difensore di assoluto livello, di assoluta esperienza, un'arma in più per Summa. Intanto stanno entrando finalmente le due squadre in campo. E Carmine, prima di lasciarci, ecco, alla cronaca di questo secondo tempo, il Gravina, guardando la formazione titolare, davvero mi sembra strano vederla in questa posizione di classifica, perché a occhio e croce mi sembra quasi la stessa formazione dell'anno scorso. Davvero... Sì, ha centellinato un attimo anche gli ingressi dei nuovi arrivati, mister Summa, mentre la Nocerina aveva assoluto bisogno di schierare qualcuno numericamente parlando da subito. Intanto le due squadre fanno il loro ritorno sul rettangolo di gioco. Nocerina, che in questa seconda frazione attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione di commento. Gravina, che giocherà il primo pallone della ripresa. L'arbitro si sincera con gli assistenti, che a loro volta sono andati a controllare le reti delle due porte, che tutto sia regolare al fine dello svolgimento della seconda frazione di gioco. Così sembra essere. Il pallone arriva sul punto di battuta per quanto riguarda la ripartenza di questo secondo tempo.
si chiede la sostituzione della, del pallone, non è dello stesso avviso Basanisi, che invita il Gravina a giocare con il pallone che c'è. Tutto pronto, si attende il fischio dell'arbitro per la ripresa del gioco, arbitro che procede ad un'ultima conta degli uomini in campo, 7 gli uomini messi sulla linea di centrocampo da Summa per questa ripartenza di secondo tempo. Tutto pronto, quello Stato San Francesco, ultimo sguardo dell'arbitro con i suoi assistenti. Nel frattempo procedono gli occupanti delle due panchine ad iniziare il riscaldamento. Non ci sono state variazioni rispetto ai 22 atleti scesi in campo dal primo minuto, e si riparte con Nocerina Gravina. Gravina che cavallo di lancio lungo dalle retrovie, ma anzi di testa anticipa il suo avversario, poi Basanisi arriva in possesso del pallone sulla sinistra, prova a venire avanti, va giù Basanisi, l'arbitro non decreta calcio di punizione, palla messa in avanti dal Gravina, ma anzi sulla sfera, protegge la stessa terminale in fallo di fondo. L'ultimo tocco è stato di Manzi, calcio d'angolo per il Gravina. Il difensore della Nocerina poteva spazzare prima la sfera, mentre ha preferito controllarla e provare a venire fuori palla al piede. Calcio d'angolo per il Gravina dalla sinistra di Stagos, con il destro disegnerà una traiettoria d'uscita il numero 9 del Gravina, Fausto Coppola. Parte Coppola, palla sul primo palo, mette fuori di palma in fallo laterale, può salire di qualche metro la Nocerina. Il fallo laterale sarà in attacco per il Gravina, con le mani Parisi dalla destra è pronto alla rimessa in gioco. Parisi per Inti Cancelli, che nel frattempo gli si era fatto incontro, due su di lui, Inti Cancelli all'indietro, ancora per Parisi, all'indietro per Lauria ancora all'indietro nel cerchio di centrocampo per 40 porta in avanti il pallone, serve in verticale Bruno che allarga il gioco sulla sinistra per Carmud, gli si fa incontro Chietti, sei di finte di Carmuti, Chietti lo anticipa, riesce ad allontanare il pallone, pallone ancora del Gravina, Lauria al limite dell'area, si libera con una finta di palma, serve sulla sinistra Ligorio, pallone al centro di Ligorio che attraversa tutta l'area, termina a Parisi sulla destra, Parisi il cross al centro, mette fuori di testa Chietti. Gravina che è partito forte in questa seconda frazione. Sicuramente non l'errore di essere rinunciatario come nel primo tempo, abbiamo visto per il Gravina cosa ha portato, adesso probabilmente anche il pareggio ha dato coraggio alla squadra ospite. Sul pallone c'è Sansone che allarga il gioco sulla destra per Parisi, ancora all'indietro per Sansone, non cambiano gli schieramenti in campo, 3-4-3 per Summa, palla dentro, di testa mette fuori Bandeira, batti a ribatti con Coppola, recupera palla Giacomaro all'indietro per Bandeira in avanti per Mancino, si chiude l'1-2 con Bandeira che va a spiovere in avanti per Basanisi che controlla un pallone non semplice, in mezzo a due si lotta su questo pallone, l'ultimo tocco è di un calciatore del Gravina che con il pallone che danzava sulla linea di fallo laterale, palla che è terminata fuori dalla destra e pronta alla rimessa in gioco Chietti, palla in avanti di Chietti per Maletic, Mancino di palma, palla dentro per caso naturale, il pallone non passa, fa buona guardia la difesa del Gravina, recupera la sfera la formazione ospite, Parisi sulla destra, il suo rilancio è contrato da un calciatore della Nocerina, poi Bandeira non riesce ad indirizzare, serie di batteri batti, Manzi senza poi andare per il sottile, da stopper anni 70 mette il pallone al di sopra della copertura della tribuna. Ma è bene così Carmine, bisogna essere anche cazzuti in queste situazioni, questa è una sfida importantissima in cui servono anche queste cose, perché anche una bella spazzata laddove non si sa. Fallo laterale per il Gravina, battuto da Parisi, il controfallo fischiato dall'arbitro, Parisi non era stato perfetto nella sua esecuzione, fallo laterale questa volta per la Nocerina con Basanisi che mette ordine e serve in zone di campo meno affollate di Marino che salga sulla destra per Chietti in verticale, l'1-2 con il compagno di squadra, non si chiude, viene fuori Coppola per il Gravina che allarga il gioco sulla sinistra per Carmud all'indietro per Ligorio al centro per 40,
40, resta la sua corsa, poi va al rilancio alla ricerca di Carmud, il rilancio è fuori misura e termina direttamente in fallo laterale. 4 minuti 25 secondi sul cronometro, fallo laterale subito battuto, Nocerina 1, Gravina 1, Manzi sulla sinistra per Bandeira che ha qualche metro a disposizione, prova a sfruttarlo, poi si ferma, pallone per Manzi all'indietro, Di Marino, palla dentro di Di Marino per la testa di Maletic che la mette al centro, fuori misura la torre di Maletic, recupera palla il Gravina, solo per un attimo perché poi c'è il fallo su Oliveira di Giacomarlo, calcio di punizione in favore della squadra ospite, si è sentito l'urlo di Oliveira fin quassù ma sembra tutto tranquillo per il numero 10 ospite, forse più la paura che il dolore per il contatto con Giacomarlo. Calcio di punizione battuto da Lauria per Ligorio, Ligorio che si libera di un avversario con una finta, poi allarga il gioco sulla destra per Parisi, la sponda di Parisi per Coppola, Coppola dentro in verticale, palla sulla destra ancora per Parisi che va al controllo, e si fa incontro Bandeira, saltato netto, Parisi in area di rigore, pallone all'indietro, va giù un calciatore del Gravina, poi va giù Giacomarlo, calcio di punizione per la Nocerina, era andato giù Oliveira in area di rigore, palesemente tuffato Oliveira, calcio di punizione per la Nocerina, reclamano un rigore i calciatori di Gravina ma nemmeno più convinti più di tanto. Calcio di punizione battuto da Manzi per Di Marino che può venire avanti, palla al piede, larga il gioco sulla destra per Chietti, Chietti palla in verticale per Maledic che nel frattempo però è andato in profondità non capendosi con caso naturale, recupera palla la difesa del Gravina con 40, Carbud in orizzontale per Lauria sulla destra per Sansone che viene avanti di gran carriera, palla per Coppola fermato da Manzi, integra il scivolato, recupera il pallone di Gravina solo per un attimo, Di Palma riesce a divincolarsi in mezzo ad una serie di gambe del Gravina, poi Bandeira e Manzi dialogano nello stretto con Bandeira che va al rilancio, contato in fallo laterale. Uscita palla a piede rischiosa però. Fallo laterale battuto all'indietro per Manzi, Di Palma. Di Palma a tagliare il campo, trova in Cancelli, poi Giacomarlo senza fronzoli in avanti, 40 di petto, pallone lungo, Basanisi, anzi Giacomarlo a campanile dalle parti di Mancino che commette fallo su Parisi, calcio di punizione in favore della Gravina. Di Palma sembra comunque abbastanza in difficoltà, diciamo un po' una mossa a sorpresa del primo minuto, credo che comunque sia tempo per Zanettini anche per pensare a qualche cambio. Sì, anche se Di Palma è un 2004, in panchina ci cioè sono Flora e Fusco. Ci sarebbe Gaudino, no, ci sarebbe Gaudino. Tanto Gravina che può venire avanti, Di Marino capisce tutto, ferma tutto, guadagna il pallone, si avvia avanti per Basanisi che si libera di avversario con una veronica e punta l'area di rigore del Gravina. Basanisi, Basanisi da, il, viene messo giù, calcio di punizione in favore della Nocerina e ammonizione per Lauria, meritata. Cosa ha fatto Basanisi? Si è la ruleta di Basanisi che si è divincolato, si è liberato di un avversario, l'ha saltato secco, poi forse si è allungato il pallone col tanto che è bastato per non riuscire a servirlo ad un compagno in posizione migliore, ma tant'è, calcio di punizione per la Nocerina da posizione invitante, zona centrale, col pallone fra le mani c'è Marco Maletic che sembra intenzionato alla battuta di questo calcio di punizione, sarebbe, ripeto, sarebbe la zona preferita di un mancino di calcio perché siamo leggerissimamente spostati sulla sinistra. Carmine però veramente Basanisi a volte fa cose davvero di categoria superiore, di livello superiore, partita se non mi spiace davvero per l'autogol che lo ha coinvolto, però davvero Basanisi è giocatore di un'altra categoria, di un altro spessore e adesso credo che toccherà a Maledic che ha il sinistro già riscaldato abbastanza, già abbastanza ecco infrancato dal gol dell'1-0 e ci proverà lui, sì, vediamo che sia lui veramente intenzionato. Sul pallone caso naturale Maledic e Basanisi, barriera fortissima quella messa su da Mascolo, 5 gli uomini in barriera per il portiere del Gravina con Di Marino
è caso naturale che si allontanò dal punto di battuta a disturbare la visuale del portiere. La rincorsa di Maledic, anche quella di Cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore.
Maric adesso che guadagna l'ingresso in area. Maric, sì, Maric legge il pallone sul lato corto, il cross al centro, Vincenzino Casonaturale, ci scusiamo per il problema tecnico, abbiamo ripristinato proprio per raccontarvi il gol di Vincenzo Casonaturale al 20° minuto della ripresa. La Nocerina si riporta in vantaggio, è cambiato il risultato a San Francesco, ha segnato la Nocerina, ha segnato Vincenzo Casonaturale. Questa volta è la volta giusta. Attenzione, ha fatto male Tic, Carmine. Maletic ha protetto palla, ha aspettato, ha temporeggiato e poi ha messo in mezzo da fermo questo pallonetto, questa parabola con il sinistro su cui Casonaturale non poteva far altro che arrivarci, spingerla in rete a porta vuota. Nocerina che quindi al 20° minuto del secondo tempo, al 65°, quindi trova, ritrova il vantaggio, un gol ancora più pesante di quello segnato prima all'inizio di questa sfida, perché adesso i Novassi devono stringere i denti e portare a casa questi 3 punti. Maletic sugli scudi all'esordio, ancora una volta sugli scudi anche Casonaturale, a riprova Carmine di un mercato invernale finalmente indominato soprattutto nel reparto offensivo, quanto meno fortunato. Sì. Va bene così. Intanto è ripreso il gioco con il Gravina che prova a riportarsi in avanti. Siamo nella metà campo della formazione rossonera. Nocerina recupera il pallone, Basanisi per Maletic che controlla la sfera in mezzo a due, riesce in qualche modo il pallone ad arrivare ad un avversario, poi c'era un fallo, non ravvisato. Intanto Chietti mette giù un pallone clamoroso al limite dell'area, Chietti, arriva Maletic, pallone sul sinistro, la parata, il calcio d'angolo di Mascolo. È scatenato Maletic in questo momento, tanto lato il centravanti della Nocerina che ancora una volta ha scaldato i guantoni del portiere, questa volta Mascolo si è fatto trovare pronto sul primo palo e ancora calcio d'angolo per la Nocerina quando siamo giunti quasi al 25° di questo secondo tempo e siamo al 6° corner per la Nocerina che quindi si apprezza a battere con Basanisi. Andrea Basanisi sul pallone dalla destra disegnerà una traiettoria di entrare con il destro. La ricorsa di Maletic, palla in area di rigore, mette fuori la difesa. Vukmanic sulla sfera, la mette giù, intelligente per Maletic. Maletic la mette al centro, incontrato, riparte il Gravina con Carmud. Ferma tutto Maletic, ancora Maletic, però viene fermato nell'azione di ripartenza. Poi riparte con Ligorio il Gravina e l'arbitro subito fischia in favore degli ospiti, mentre è un po' meno convinto del fischiare i calci di punizione della Nocerina, ma non vogliamo fare polemiche. Non facciamo polemiche, Carmine, perché l'importante è portare a casa questi 3 punti e la Nocerina adesso se li sta meritando tutti. Calcio di punizione battuto dalla Gravina, sul pallone c'è il Sansone, il pallone all'indietro per 40 nel cerchio di centrocampo, il pallone orizzontale per Ligorio, palla in verticale alla ricerca di Lauria, anzi di Bruno che parte fra le linee, sulla sinistra il pallone per Inti Cancelli, al centro per il neo entrato Stanisavic che tocca il suo primo pallone, Stanisavic fermato dalla difesa rossonera che riparte con Casonaturale, Stanisavic a sua volta viene fermato ancora da Casonaturale, il pallone per Maletic, ancora per Casonaturale, all'indietro per ne è entrato Fusco per Maletic che inganna l'avversario con una finta di corpo, poi si lotta su questo pallone, bravo Giacomaro che forse subisce fallo, Maletic arriva a far su il pallone, lo mette addirittura al centro, Basanisi di testa non ci arriva, o meglio ci arriva ma non riesce ad indirizzare verso questo attaccante, l'abbiamo preso fisicamente, le prende tutte lui, è anche un buon pin, diciamoci la verità. Assist and goal, è che gli vuoi dire all'esordio. Intanto il Gravina che riprende la sfera, la porta in avanti con Bruno, Inti Cancelli fermato, può ripartire la Nocerina con Maletic che si è portato addirittura dietro le punte, 1-2 con Casonaturale.
palla, Vukmanic guadagna il fondo, va il cross basso al centro, 40 ci mette il piedone, Maletic fa fallo su 40 impedendo al Gravina di ripartire con facilità, calcio di punizione in favore della squadra ospite. Abbiamo visto ancora una volta Gabriel un'azione spettacolare della Nocerina con Maletic che sta diventando davvero il regista di questo, non solo il centravanti, neanche il regista avanzato in questo momento di questa squadra, detta i tempi. Un bustatore, come dicevano sì, gli antichi. Intanto è il Gravina che prova a ripartire con Ligorio. 40 in verticale, Maledici sul pallone, fa sua la sfera, la porta a spasso, serve l'indietro per Chietti. Chietti va avanti per caso naturale, che non riesce a servire Maledici. Parisi sul punto di battuta, va alla battuta del fallo laterale. Gravina che prova a venire avanti, ma c'è Di Marino che fa buona guardia, intanto Gravina sulla destra con Parisi, ritorna Giacomarra a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario. Fusco all'indietro per Manzi che deve spazzare lontano e lo fa per caso naturale direttamente in fallo laterale, quella che termina fuori fallo laterale per il Gravina. Con le mani ha battuta Sansone, serve per Mascolo, Mascolo per Ligorio, controllo orientato in avanti di Ligorio che porta a spasso il pallone, serve in orizzontale per Lauria, il regista della Gravina. Lauria serve sulla destra per Sansone, Sansone per Parisi che la centra subito, poi Di Marino ci mette il piedone, Fusco prova a spedire lontano, l'ultimo tocco è stato un calciatore di Gravina, palla che rimane in campo con Basanisi che può andare a far ripartire l'azione della Nocerina. Arriva di gran carriera alle sue spalle anche Chietti, Basanisi va in azione solitaria al limite dell'area, palla che rimane lì, il fallo di Basanisi che si era allungato il pallone, poi era andato in tegra la stessa, c'è stata prima la sfera, poi si scontrano due calciatori, ammonito Basanisi, ammonizione per Basanisi, forse anche giusta. 27 e 30, Nocerina 2, Gravina 1. È rimasto a terra 40 dopo lo scontro con Basanisi, si è rialzato invece Lauria dopo un dissimulato contatto con Basanisi a gioco fermo, l'arbitro era lì a due passi, ha visto tutto ed ha ammonito Basanisi non per il contatto a gioco fermo ma per il fallo. Sì, anche perché Basanisi comunque più volte in questa sfida si è beccato un po' con gli avversari, insomma. Adesso ecco il Gravina che batte questo calcio di punizione con Sansone che alleggerisce per Lauria. Lauria la sventaglia in avanti, esce dai blocchi di Marino, ma prima di lui ci arriva Fusco, pallone per Ligorio che anticipa caso naturale, pallone all'indietro per Bruno per Lauria in orizzontale, il pallone per un paio di squadre, poi Maletic calcia il terreno, Maletic va a vuoto, intanto Basanisi recupera la sfera, la serve in avanti per Vukmanic subisce fallo, l'arbitro dice che è tutto regolare, c'era stata la trattenuta su Basanisi, l'arbitro è rimasto anche a terra il giocatore rossonero. Intanto ci sono due cambi per il Gravina, entrano Galardi e Serbat. C'è stato un brutto fallo di Giacomarro che è andato ad interrompere a modo suo il gioco su Parisi che era andato a simulare di mettere il pallone fuori e poi se ne stava andando verso l'area di rigore della Nocerina. È andato Giacomarro e a modo suo ha interrotto il gioco. A modo suo. Sicuramente la sfida si sta caricando in questo momento perché calcio di punizione, si è rialzato Parisi, l'arbitro è arrivato a mettere tutti e a calmare tutti. Dato due cambi per il Gravina, sono pronti ad entrare Galardi e Serbat. Vediamo al posto di chi. Parisi che era arrivato, aveva simulato di mettere il pallone in fallo laterale, Nocerina si era fermata, poi ha puntato l'area di rigore e Giacomarro a modo suo ha interrotto il gioco. Gli ha
fatto assaggiare i tacchetti, Giacomo. Capita. Insomma, può succedere. Classe 2003 Parisi. Tanto doppia sostituzione per il Gravina. Esce con il numero 11 Inti Cancelli, al suo posto il numero 15 Galardi. Siamo al minuto numero 30 di questo secondo tempo. E intanto altra sostituzione per il Gravina. Esce con il numero 2 Parisi, al suo posto il numero 16 Selvat. Pronta anche una sostituzione in casa Nocerina, ma che probabilmente avverrà la prossima interruzione. Calcio di punizione per il Gravina, sul pallone si porta il neo entrato Servat. Arriva al suo supporto Carmud, che è passato a destra, mentre Galardi è andato ad occupare la posizione di Inti Cancelli a sinistra, con Servat alla a destra del centrocampo del Gravina. Arriva il fischio dell'arbitro, si parte da Carmud, batte corto per Lauria, palla dentro di Lauria, mette fuori Basanisi, poi Giacomarro a prolungare la sfera, ancora Lauria, ancora due calciatori della Nocerina che si ostacolano ma allontanano comunque il pallone. Servat all'indietro, il pallone per Bruno per Servat sulla destra, riparte il Gravina, linea di centrocampo, Servat prova a venire avanti sull'alto di destra, Basanisi lo accompagna all'uscita procurandosi fallo laterale e permettendo la sostituzione del compagno di squadra. Il Traziello al nuovo posto, acquisto anche lui. Andiamo al posto di chi? Il Traziello, quando siamo al minuto numero 78 di questa sfida, esce Giacomarro. Sicuramente l'ammonizione c'entra con questa sostituzione, ma è un cambio che non cambia, ecco, che non modifica comunque l'assetto tattico della Nocerina, perché esce un over per un over. E Ziello ha comunque esperienza da vendere, è un giocatore preso comunque anche per allungare la panchina, per dare maggior profondità alla rosa, una rosa che è mancata soprattutto negli over, nel pacchetto over, e acquisti come Ziello e Manzi sono serviti soprattutto a questo, Carmine. Vediamo. Intanto si riparte con fallo laterale per la Nocerina, fallo laterale battuto in avanti per Maletic, il pallone termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di Maletic. Con le mani il Gravina con Sansone all'indietro per 40. Ligorio 40, allarga il gioco sulla destra per Sansone, all'indietro per 40 e ancora per Ligorio, indietro la sfera ancora per Ligorio, palla in verticale per Lauria, arriva su di lui Maletic, Lauria all'indietro per 40, che viene avanti palla al piede, 40, la sventagliata in avanti, esce dai blocchi di Marino che di petto si oppone, poi è il Gravina a guadagnare il pallone, recupera la sfera la Nocerina con Basanisi instancabile, Basanisi, il pallone dal lato opposto l'ha toccata forse il calciatore del Gravina, pallone che gli è passato fra le gambe, dice di no. Basanisi davvero ovunque e mette continuamente in apprensione la difesa avversaria. Assolutamente, in transazione la difensiva offensiva è letale. Basanisi. Fallo laterale battuto dal Gravina, che porta palla con Sansone all'indietro per il numero 340. 40 allarga il gioco sulla sinistra. Avanti il Gravina sull'auto di sinistra, pallone che arriva dalle parti della retroguardia rossonera che controlla tutto. Ziello all'indietro per Vukmanic, va al rilancio lungo Vukmanic dalle parti di casa naturale, ribattuto dalla difesa poi Di Marino,
protegge il pallone Maletic, Ziel esce dai blocchi, recupera il pallone, serve Basanisi che è di fronte a sé un avversario, Basanisi entra nella linea con il tiro, era andato al colpo di biliardo Andrea Basanisi ad incrociare con il sinistro, pallone che aveva determinato di pochissimo oltre il palo della porta difesa da Mascolo. E la Nocera sta legittimando il vantaggio con queste sortite offensive su queste folate di Basanisi, che questa volta è arrivato in area di rigore, ha calciato in porta la vera palla, tiro incrociare precisissimo che purtroppo ha solamente sfiorato il palo con il portiere battuto, davvero Basanisi dopo Maletic migliore in campo quest'oggi. Non è più recupero al termine, ancora lunghissimo, intanto ancora il team manager del Gravina che si alza dalla panchina per segnalare una sostituzione all'assistente dell'arbitro che se ne avvede, richiama l'attenzione del direttore di gara concedendo l'ingresso al numero 13 Tommasone al posto di 40 toglie un difensore e mette un attaccante, insomma, e mette un centrocampista che va a posizionarsi sulla sinistra, sì, passando con una difesa a 4 quantomeno in fase offensiva. Si riparte con un fallo laterale ad opera di Chietti in avanti per caso naturale, non ci arriva Maletic, caso naturale, reclama un fallo di mano di Carmud, Fusco mette palla a campanile, poi è Maletic difettoso nel controllo, recupera palla il Gravina, pallone all'indietro per Sansone, Sansone in orizzontale per Bruno che è passato a fare il centrale di difesa, ancora per Sansone, Licorio è andato in avanti per il Gravina, Gravina sbilanciatissimo in attacco, Carmuti viene avanti sulla destra dopo la girata di sostituzioni, insomma gli ha cambiato lato di campo, intanto Lauria si evita da Ziello in orizzontale il pallone, Carmuti il tunnel ai danni di caso naturale, viene avanti Bruno, serve sulla sinistra un compagno di squadra, serie di finte, lato corto della rigore, cross al centro, mette fuori la difesa della Nocerina con Maletic che fa da sponda per Basanisi, che serve ancora Maletic, un'occhiata di Maletic in avanti, vede dal lato opposto caso naturale, Maletic poi ferma il piede dalla tentazione di lanciare 1-2 con Basanisi, Basanisi non riesce a controllare, termina, il pallone termina in fallo laterale, ma è stato Basanisi a mettere palla fuori per concedere l'intervento dei sanitari del Gravina. Quando siamo arrivati al 38esimo minuto, 5 secondi, 7 più recupero al termine di questa partita, che vede la Nocerina in vantaggio per 2-1. E adesso gioco fermo, possibilità di rifiatare per una Nocerina che adesso deve prepararsi comunque al forcing finale del Gravina, un Gravina che fino ad ora non si è reso particolarmente pericoloso, però i molossi dovranno mantenere altissima la soglia di attenzione in questi ultimi minuti di gara, dove il Gravina darà tutto, perché la classifica degli ospiti oggi con una sconfitta davvero diventerebbe ancora più deficitaria, mentre invece per i rossoneri una vittoria oggi sarebbe fondamentale, probabilmente darebbe molto più respiro ai molossi in vista delle prossime gare, anche perché domenica c'è la sfida, c'è la dura, tra la difficile trasferta di Francavilla, dove insomma arrivarci a cui arrivarci con un risultato positivo come quello di oggi sarebbe sicuramente oro colato, e quindi davvero speriamo che i molossi comunque tengano comunque il campo nel miglior modo possibile. Intanto ci sarà un altro cambio, quindi Gravina entrerà Alessandro Manes, di cui tu hai snocciolato alcune pillole biografiche, Carmine, un giocatore scuola junior, quindi darà fisico ed esperienza per questo ultimo spezzone di gara e che rileverà comunque il posto di non riusciamo a capire bene, credo Ligorio. Ligorio che viene accompagnato dal massaggiatore zoppicante, quindi crediamo sicuramente che uscirà lui, dal 5 a Maletic, e quindi adesso è pronto Manes per fare il suo ingresso in campo,
ed ecco che esce Licorio, sì, esce il numero 6 Licorio per il Gravina, quindi entra Manes per questi ultimi minuti di gara in cui Gravina darà tutto e la Nocerina dovrà difendere questo risultato con le unghie e con i denti. Intanto sostituzione per la Nocerina, entra con il numero 6 Flora, vediamo al posto di chi, al posto di Vincenzo Casonaturale, autore del gol del 2-1. Ancora una volta grande partita di Casonaturale, al secondo gol nelle prime due partite in maglia rossonera, quindi giocatore che non poteva essere più decisivo di come stiamo vedendo, infatti viene applaudito dallo stadio San Francesco Casonaturale, che cede quindi il posto a Massimiliano Flora, altro nuovo acquisto rossonera, classe 2004, scuola Napoli, che adesso dovrà irrobustire il centrocampo, dare fisicità e dare il suo apporto alla difesa di questo risultato che man mano che passano i minuti pesa sempre di più e se dovesse arrivare sarà davvero preziosissimo. Nocerina che c'è Gravina che dovrebbe restituire il pallone alla Nocerina, Manes lo fa in maniera corretta servendo a Stagos la sfera. Stagos che va a giocare al piede all'esterno della propria area di rigore, palla in via lungo dalle parti di Maletic che allunga il pallone per Ziello che non riesce a controllare, non era un pallone semplice, pallone che termina oltre la linea di fondo, 41 e 40 sul cronometro, 3:20 più recupero al termine di questa gara. Fallo di fondo battuto, Gravina che prova a partire dalle retrovie, l'attacco di Ziello induce nell'errore il calciatore del Gravina, poi c'è Di Marino che come può rinvia, ma Basanisi fa il rinvio alla cieca, pallone troppo profondo direttamente fra i piedi, fa le braccia di Mascolo che serve subito Sansone per Galardi che si libera di un avversario, supera la linea mediana Galardi, sulle sue tracce c'è il numero 17 della Nocerina Chietti che è passato a destra, tanto Ziello può far ripartire l'azione della Nocerina. In avanti il pallone per Marco Maletic che parte nello spazio per ottenere palla dalle parti della bandierina. Maletic serve all'indietro Ziello che a sua volta va al cross al centro dalle parti di Basanisi, pallone troppo lungo, corrono sul pallone Carmud e Basanisi, pallone che termina oltre la linea di laterale, Carmud prende il pallone con le mani e serve per questo fallo laterale Manes per Lauria, porta a spasso il pallone, Lauria allarga il gioco sulla sinistra per Galardi l'1-2 con Tommasone che subisce fallo da parte di Chietti, calcio di punizione per il Gravina all'altezza della linea mediana, out di sinistra dell'attacco dei pugliesi, calcio di punizione battuto per Lauria nel cerchio di centrocampo, pallone sulla destra per Carmud per Servat che si libera di Chietti, palla dentro di Servat, pallone messo al centro, Dukmanic si muove e ferma il tiro, un calciatore del Gravina viene ancora in attacco di testa, mette fuori la difesa della Nocerina, poi sul Ziello c'è un fallo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, Basanisi porta a spasso il pallone, parte Dukmanic sulla destra per la Nocerina, viene servito da Basanisi, può servire all'indietro per Flora ancora all'indietro per Stagos in avanti direttamente in fallo laterale, Vukmanic non riesce a tenere il pallone in campo, 50 secondi più recupero al termine, fallo laterale per Galardi, all'indietro per Sansone, tutto il Gravina proiettato in attacco, la Nocerina arroccata in difesa, Manes sulla destra per Servat, va in sovrapposizione Carmud, Servat lo serve, Basanisi gli si fa incontro, il problema di girarsi, cambia lato Carmud, Galardi sulla sinistra, viene avanti palla al piede, anzi si tratta di Tommasone, serie di fitte di Tommasone, il corso al centro puntato dalla schiena di Dukmanic che poi spedisce il pallone lontano, palla direttamente in fallo laterale, però saranno 6 minuti di recupero. Di manica larga rispetto al primo tempo, fallo laterale in attacco per il Gravina,
Bruno nella metà campo rossonera, porta a spasso il pallone, Gavardi, punta il fondo Gavardi, è Vitaziello, si porta il pallone in fallo laterale, Gavardi che reclama un tocco di Ziello, l'arbitro non è d'accordo e intanto Di Marino richiede l'assistenza della curva in quanto ad incitamento. Con le mani Vukmanic dalla destra è pronto alla rimessa in gioco. Intanto serie di batti e ribatti con Vukmanic che lascia sfilare il pallone in fallo laterale sulla ribattuta della difesa del Gravina. Siamo nel recupero di Nocerina Gravina, la Nocerina è in vantaggio per 2-1. Intanto allora termina in fallo laterale dopo il tentativo di Maletic, l'ultimo tocco è stato il suo, fallo laterale per gli ospiti, con le mani Galardi dalla sinistra per Sansone, la porta a spasso il pallone, due palloni in campo, Bruno lo mette fuori, si gioca con Carmudo, possesso della sfera all'altezza della mediana, Carmudo in orizzontale per Bruno, Tommasone sull'alto di sinistra per il Gravina, all'indietro il pallone per Bruno, Carmud per Manes palla dentro, di testa allontana la sfera, Flora recupera la sfera il Gravina, Tommasone si abbassa a sentire Manes nella propria metà campo, Manes porta il pallone, serve Sansone che evita Ziello, serve sulla sinistra Gavardi. Gavardi all'indietro ancora per Sansone. Sansone in orizzontale per Marmud. Il pallone per Servat, palla in area di rigore. Troppo su Stavos che ha branca impresa e fa rifiutare la Nocerina. 47-25, si giocherà fino a 51, Stavros all'invio lungo dalle parti di Maletic, su Maletic viene chiamata punizione a favore del Gravina, fa allora calcio di punizione battuto, Gavardi sulla sinistra, Tommasone, Lauria reclama il pallone a gran voce, viene servito, lo perde Lauria sull'attacco di Ziello, che però si allunga troppo il pallone. Carmud dentro per Servat, serie di finte di Servat, di fronte a Sacchetti, poi Flora, bravissimo Ziello. Flora. Anzi si trattava di Fusco, non di Flora. In avanti con il sinistro, non ha bisogno a buttare avanti questi palloni così alla rinfusa, Carmine, in questo modo ci si presta solamente agli ultimi assalti di un Gravina che adesso davvero sta attaccando quasi a pieno organico, non c'è la difesa schierata, attenzione Lauria al limite dell'area, Lauria non c'è niente secondo l'arbitro, niente secondo l'arbitro, è andato giù il calciatore del Gravina, attenzione adesso c'è uno sbarione da parte di Masco che il portiere del Gravina non è riuscito a portare bene il pallone, per fortuna non aveva giocatori nella sua orbita. Intanto Di Marino ci mette una pezza, ma il Gravina ancora in attacco a pieno organico, palla dentro, mette fuori in fallo laterale Flora, 49-10, fallo laterale in posizione d'attacco per la squadra ospite, sul pallone Gavardi, andrà la battuta con le mani, all'indietro per Bruno per Sansone, ultimo baluardo del Gravina, Sansone sulla destra per Carmud, si alza Basanisi, Carmud porta palla nella metà campo della Nocerina, palla in orizzontale, dentro mette fuori Di Marino, dalle parti di Maletic che difende il pallone, serve Porchietti che guadagna fra la laterale. Manca un minuto, ultimo
giro di lancetta, l'ultimo giro di lancetta che sta per iniziare, inizierà fra 3 secondi l'ultimo giro di lancetta, e poi lo stato San Francesco con Nocina che adesso deve gestire il pallone in un modo o nell'altro, non bisogna perdere palla, bisogna buttarla via il più lontano possibile, bisogna fare il massimo, bisogna fare dare tutto per portare a casa questi 3 punti. Lo stadio San Francesco da adesso si alza in piedi per incitare i suoi beniamini che con il cuore che gettato ancora una volta il cuore oltre l'ostacolo stanno portando a casa una vittoria fondamentale, combinazione mancano 30 secondi, attenzione, e avanti termina con Gallardi sulla sinistra, Gallardi che lascia il pallone lì a Tommasone, Tommasone all'indietro per Sansone, gli si fa incontro Flora, Sansone sulla destra per Servat, Servat, Maledic che commette fallo su Servat, l'arbitro concede l'ultima chance al Gravina, calcio di punizione, tre quarti campo, alto di destra, e quello che si è già concluso, ma anche il portiere adesso, calcio di punizione per il Gravina, alto di destra, tre quarti campo dell'attacco pugliese, sul pallone ci sono Tommasone e Servat, vediamo chi dei due andrà a servire in aria, molto anche probabilmente Tommasone. Anche il portiere del Gravina in area di rigore, tutto per tutto dentro il Gravina in questo finale. Posizione che viene battuta quindi da Servat, anzi no, da Tommasone. Tommasone va sul secondo palo, mette fuori Marco Maledic, è finita, finisce qui dopo 6 minuti e 40 secondi di recupero nel corso della seconda frazione. La Nocerina porta a casa un risultato importantissimo vincendo per 2-1 contro il Gravina. Andiamo al riepilogo dei gol, il gol di Marco Maledic al 20° del primo tempo, ha pareggiato Basanisi con un'autorete per il Gravina e poi Vincenzino caso naturale ha portato di nuovo in avanti la Nocerina, quel tanto che basta per portare i 3 punti a casa. Alla fine di questa partita io voglio salutare chi quest'oggi mi ha dato una mano in radio cronaca, saluto chi non c'era, tipo Francesco Bersino che quest'oggi non era con noi, saluto Domenico Pensolano che quest'oggi è stato un valido aiuto a questa radiocronaca. Ciao Francesco, buon pomeriggio e buona domenica per quel che ne resta. Grazie a te Carmine, grazie a tutti i nostri ascoltatori per averci seguito, abbiamo raccontato una sfida emozionante, l'ennesima delle tante che ci dovremo godere da quella fine del campionato. 3 punti importantissimi per la Nocerina che allontana la zona pericolo della classifica e si avvicina al match di Francavilla con molta, molta più serenità. Arrivederci a tutti, a domenica prossima e forza Molossi! Noi ringraziamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, auguriamo una buona domenica per quel che ne resta ai tifosi rossoneri e non che hanno avuto modo di ascoltarci, che ci hanno fatto la cortesia e il piacere di essere in nostra compagnia questo pomeriggio. Grazie per essere stati alla radio, diciamo così. Io vi saluto, vi do l'appuntamento in settimana per la trasmissione Forza Nocerina, ai filmati più tardi per le immagini salienti e alla partita di domenica prossima per Francavilla Nocera. Grazie a tutti e buona domenica. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore.
AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via d'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Ci portate buoni, eh? Yeah.